La Puglia imprenditoriale e i suoi protagonisti, quale valore aggiunto per la crescita del territorio? Un uomo, Attilio Mastromauro, che in un secolo di vita ha raggiunto traguardi memorabili. L'imprenditore barese festeggia il suo centesimo compleanno, una vita fatta di fatiche e intuizioni geniali. Emigrato nella New York degli anni 20, ancora bambino, tornato a Corato, suo paese natio, superando i perigli della crisi del dopoguerra, ha saputo dare vita a un'azienda conosciuta in tutto il mondo, quinto gruppo di produzione pastiaria in Italia, la Granoro. Presso gli stabilimenti del pastificio, una conferenza celebrativa alla presenza di lui, Attilio Mastromauro, una vita alla sua spesa nell'amore per la pasta, sostenuto dalla preziosa presenza al suo fianco della signora Chiara, sua moglie. Maestro dell'arte pastaria e profondo conoscitore dei processi produttivi, inventa e modifica quei macchinari di produzione per lui ormai obsoleti, rendendoli sempre più rispondenti a specifiche tecnologie ed ancora con abnegazione cura direttamente la produzione, vigilandone la qualità. Una costante ricerca, quale ingrediente prezioso del successo di una vita. Lui, erede di antichi saperi, quelli stessi che ha saputo migliorare e poi affidare alle figlie Marina e Daniela. Una famiglia, quella di Attilio Mastromauro, il cui leitmotiv continua a essere la pasta. Un esempio per le generazioni a venire, chiamate in questo secolo di grandi difficoltà a seguire i propri sogni con grande sacrificio, passione e senso del dovere. Pioniere dell'industria della pasta, Attilio Mastromauro, con l'umiltà dei grandi, ha voluto ringraziare quanti in 100 anni hanno creduto e continuano a credere nel suo operato e nel suo grande sogno, portare la pasta di qualità nelle case e lui sulle così tavole dice del ancora oggi migliore del è una mattina commovente. Grazie a tutti voi.